Sono stati terminati e presentati i lavori che hanno interessato il primo lotto dell'abitato storico della frazione di Colleatterrato Alto a Teramo. Intervento da circa 200.000 euro molto atteso e che ha riguardato il rifacimento della pavimentazione, gli arredi, la sicurezza stradale del cuore più antico del popoloso quartiere periferico. Un primo step alla quale ne seguirà un secondo da circa 170.000 euro che interesserà la piccola e caratteristica chiesa. È un lavoro importante di riqualificazione di un vecchio borgo cittadino, nel vecchio quartiere del vecchio borgo di Collaterrato Alto, che ha ricompreso non solo le pavimentazioni, ma i sottoservizi, sistemazioni in generale, fino ad arrivare alla vecchia fontana. Ci sarà un secondo lotto, il primo lotto sono 200.000 euro finanziati direttamente dall'amministrazione comunale, sarà un secondo lotto nei prossimi anni che includerà anche l'area circostante la chiesa, ed è un lavoro veramente richiesto dai cittadini residenti di questo bellissimo borgo. Come da progetto sono state sistemate le ringhiere del percorso pedonale che conduce alla fermata del Pullman e adeguati e riqualificati sia l'accesso pedonale all'ex scuola e all'area della fontana, sia l'accesso alla chiesa. È stato fatto veramente con l'amore da parte di tutti, perché tutti si sono resi disponibili a migliorare e a dare un contributo perché il risultato finale potesse essere il risultato che stiamo avendo oggi, cioè la partecipazione di tutti, la soddisfazione di tutti, la felicità di tutti i residenti è per noi, diciamo, il risultato più importante, più di quando non lo sia fare un lavoro in generale. Quando troviamo una comunità che si stringe all'amministrazione comunale e che ovviamente è soddisfatta del lavoro che abbiamo seguito, è sicuramente, diciamo, la soddisfazione più grande che un amministratore potesse cercare. Come annunciato, l'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di dare delle risposte concrete a tutte le frazioni comunali. Sì, lo stiamo facendo con un finanziamento del PNRR, in questo caso abbiamo definito di mettere un finanziamento proprio dell'amministrazione comunale affinché anche questo progetto poter avere, diciamo, le gambe per camminare, ma oggi stiamo vedendo la conclusione dei lavori, per cui siamo in una fase totalmente diversa.